Ci troviamo nella frazione di Campana che ha ah, come comune Fagnano Alto. Abbiamo deciso di fare un giro nei paesetti, un giro per il circondario a 20-30 minuti di macchina, 20-25 km dal capoluogo di regione, o meglio quello che rimane del nostro capoluogo di regione, quindi eh, dell'Aquila, per riscoprire gli antichi valori, gli antichi sapori. Con noi c'è la signora Roberta e qui c'è uno dei forni a legna che ha tantissimi anni. Allora, signora Roberta, riscopriamo un po' qualche, qualche ricordo di questi eh, forni a legna. Tra l'altro, lei è anche parente del, della signora Delca. Eh, a... eh, mia madre. Eh? Quindi, beh, lei aveva il mulino anticamente da giovane, poi eh, si è sposata e ha messo un negozio di generi alimentari qua vicino. E però ho continuato a fare il pane questo forno è stato costruito negli anni 1960 dopodiché nel 74 mia madre è morta e è rimasto tutto in abbandono poi eh, io comunque sono 5-6 anni che rifaccio il pane eh, ma più per amore per certo. ricordare ciò che il passato infatti eh, qui c'è sempre farina faccio i dolci tutto Insomma, cerco di fare di non far morire le tradizioni e questo è importantissimo parliamo di qualche ricordo ricordi belli Beh, ricordi qui ne ho tanti iniziamo eh, amavo molto la natura gli animali e ci si divertiva con nulla non... Cioè, insomma, questo consumismo proprio non va. Sì, no. Stiamo io, andando io verso sono, lo sfacelo. Sì, <ride> sono contraria a questo, purtroppo sono, siamo in pochi. Come funziona questo forno a legna? Ecco, ci avviciniamo, magari se lei si avvicina a me. Dunque, il forno, eh, appena mh, bisogna mettere un po' di ceppi, un po' di carta. E dare il primo fuoco, una fiammella molto debole all'inizio perché il forno, essendo freddo, eh, rischia i tufi. Si possono aprire. Qua è tutto originale? Eh? Sì, sì, tutto originale. Quasi 50 sì. anni di storia. Sì, infatti, anche il, il, il coperchio. Il coperchio la... Poi, man mano, ci si mette la, la, la legna fino a quando il, i tufi, il, la volta di questo forno diventa chiaro, prima diventa scuro e poi diventa chiaro un'ora, un'ora e qualcosa ed è pronto per fare il pane un'ora di tempo di cottura questo qui è lo spioncino che vede, si vede se è cotto senza mai aprire il forno e... in modo che la temperatura rimane sempre, rimane costante. sempre costante va su, sempre sui 300-320 gradi dopodiché si, si diminuisce man mano... C'è differenza, sì, c'è cioè, proprio molto, tanto molto. sapore, sì. genuinità. Infatti spesso e volentieri i miei amici qui a fianco eh, sentono l'odore del pane, eh, insomma un po' di ricordi, di vecchi ricordi perché qui a Cambana c'è solo una persona anziana che attualmente... E quanti è... abitanti ci sono? 16, 16, 15, 16, 17 abitanti. Mo è nata l'ultima una bambina. Mm, Quindi, la... Grazie. Eh, ma qui fate anche le pizze. sì, ogni tanto. sì. Pizze di Pasqua, poi le, le, le pizze anche 20-30 eh, persone. Ho sì. fatto, pizze per tutti quanti, pizza alla napoletana, Calzoni, eh, insomma, mi diverto un po' fa tutto. Allora la verniamo a trovare? Certamente. Ci invita? Però d'estate, perché io d'inverno qui... <ride> l'estate comunque si riempie di turisti. Sì, sì. l'estate è molto bello, sì. Anche se dopo il terremoto c'è stato un calo, perché ad esempio questi amici qua vicino, sono, da dopo il terremoto non sono venuti più, adesso la casa è pronta, stanno riaprendo, e quindi, eh, ma molti, molti i nativi di qua... Eh, Vengono sempre ben volentieri l'estate, grazie, in bocca al lupo, grazie anche a voi. Siamo sulla piazza principale di, di Campana con Stefano che si abbottonava, stringeva diceva, in dialetto ma qua fa freddo, in effetti insomma la temperatura non è alta, non è delle migliori però si sente un'aria fina, quell'aria insomma che si può eh, respirare. Quanto è importante recuperare questi paesini? Ma eh, sicuramente eh, ci sono... Oggi nicchie di mercato che ci permettono di pensare che in realtà come queste, che apparentemente sembrano disabitate, possano essere invece grossi attrattori per eh, turisti, turisti che cose come queste le sognano solo. Io ricordo sempre degli americani che mi dissero una volta, eh, bellissimo ci ha fatto dormire in un, in, un, in un castello, cosa che noi non avremmo mai sognato in tutta la nostra vita. Paradossalmente quello che per noi sembra, eh, non dico di tutti i giorni, ma normale, per loro diventa straordinario. Abbiamo fatto un giretto, abbiamo visto delle cose bellissime, ma addirittura ci sono eh, delle stanze con pochissimi oggetti, non ci sono nemmeno televisori, non ci sono lavatrici, ma abbiamo visto un letto fatto con eh, le foglie del, del Gran Turco. Cioè, insomma, si ritorna a un flashback, un ritorno al passato, nel passato all'indietro, ma cose bellissime. Sì, per noi un ritorno al passato, per molti qualcosa di assolutamente inedito e eh, che può essere sicuramente di interesse per chi... Queste cose le può solo immaginare e sognare. Eh, quello che non riusciamo a capire noi è che è proprio in questo che noi abbiamo l'eccellenza. Tutti pensano che l'eccellenza dei nostri territori sia solo alimentare: l'eccellenza dei nostri territori è anche di questo: culturale, la semplice pietra, i semplici scorci che abbiamo visto poco fa eh, sono straordinari agli occhi di chi tutto questo non, non lo ha mai visto. Immaginate chi è cresciuto tra i vetri e l'acciaio delle metropoli. Vedere questo per loro è straordinario, se solo sapessimo come valorizzarlo eh, avremmo loro in mano. Tra l'altro basta guardare, a vista d'occhio, vediamo questo dovrebbe essere sicuramente un vecchio pagliaio, oppure quella finestrina ovale che sicuramente sarà un bagno. Una luce antica, eh, a parte il telefono che qua non prende con 5 minuti, vabbè abbiamo scaricato un cellulare, però insomma eh, l'aria fine, svegliarsi la mattina, andare verso... La montagna, con la nebbia, è bellissimo. Tutto questo va valorizzato: va valorizzato tramite chi tutto questo lavoro sa farlo. E quindi l'appello è quello di trovare le persone giuste per fare questo passo, questo salto di qualità, questa capacità di offrire un pacchetto turistico eh, sul mercato che, che possa soddisfare le esigenze di tutti. Perché la verità è che nel nostro cratere abbiamo soluzioni per qualsiasi gusto dal più avventuroso fino al più tranquillo e quieto. È una delle vie che ci sono in questo splendido paesino, in questa frazione. Francesca è nata qui, quindi ha avuto la fortuna di respirare quest'aria, l'ambiente che c'era una volta e poi chiaramente si è trasferita in città. Allora, qualche ricordo di questo bellissimo paese? È veramente bello. Sì, sicuramente i ricordi sono dolcissimi e, e verdi, com erano, come sono i campi eh, qui dalla primavera fino all'autunno. Per noi bambini essere qui era praticamente essere in vacanza, sempre, perché comunque si usciva di casa e ci si metteva a giocare per le strade, per questi eh, praticamente eh, vialetti, strettoie, scoscese, praticamente da capo alla terra, come lo dice il nome della strada fino giù al fiume. Eh, ci sono circa 100 metri di dislivello tra sopra e sotto, eh, quindi era un grande divertimento giocare a nascondino, eh, insomma gioco che hanno fatto tutti i bambini del mondo penso, eh, ma in questi vicoletti eh, era veramente divertente rincorrersi e nascondersi. Immagino la neve pure. Guarda, la neve eh, qui non ne fa moltissima, ma quando fa è meraviglioso eh, perché chiaramente ricopre tutto e eh, il paesaggio di questo paese è bellissimo con la neve come tutti, eh, ma ti dico, eh, la bellezza di questo paese è soprattutto in estate, eh, quando ci si può fare anche il bagno al fiume, eh, per cui anche senza costumi da bagno, quindi senza farsi troppe, troppi problemi con i pantaloncini e una maglietta... Eh, Io credevo diversamente. Si scende direttamente nel fiume. I racconti dei miei zii, eh, di mia nonna eh, sono eh, di tempi lontani in cui nel fiume eh, si prendevano i gamberi, eh, quindi poi si cucinava tutti quanti insieme e si lavavano i panni perché all'epoca chiaramente non c'erano le lavatrici in casa, per cui si andava eh, al fiume a lavare i panni eh, sulla pretola, eh, ma anche racconti ancora più antichi di quando il fiume. Era veramente vissuto eh, perché l'acqua del fiume tramite un sistema di canalizzazioni veniva utilizzato proprio per irrigare. Per cui c'erano dei sistemi: i precursori romani. Eh sì, esatto, esatto. Quindi c'era un sistema di chiuse per cui si prendeva l'acqua dal fiume e si irrigavano i campi. Eh, quindi la vita si svolgeva lungo il fiume: chi portava a pascolare la mucca, chi giocava perché i più piccoli giocavano, eh, chi coltivava e quindi si. Qui si viveva paradossalmente molto meglio che in città perché qui anche nei momenti eh, di crisi quando insomma nelle città magari i prodotti non arrivavano come anche ai tempi della guerra qui c'era sempre eh, l'agnello, c'era sempre la gallina, c'era sempre l'uovo, eh, comunque si panificava per cui insomma eh, si viveva meglio in campagna che in città, sì questo lo racconto. Abbiamo visto delle capriate bellissime, dei capitelli fantastici, ci sono degli archetti meravigliosi. Addirittura lì c'è anche una piattina antica, poi ci sono delle incisioni proprio su queste arcate a, a roccia. Ma ci sono anche nel comprensorio, qua eh, vicino, delle persone, insomma, che stanno tentando di fare qualcosa. Sì, assolutamente. assolutamente. E allora, da un punto di vista storico, eh, Campana, ma anche altri paesi nei dintorni, sono molto, molto antichi eh, perché? perché erano posti anche di, eh, di passaggio. Passaggio d'incontro, eh, c'era il fiume, per cui erano posti eh, in cui eh, anche storicamente eh, c'erano mercati eh, degli animali, mercati degli ovini, quindi erano paesi che in altri periodi avevano molti abitanti. Eh, da un punto di vista naturalistico, eh, oggi noi lo riscopriamo come, come natura, all'epoca erano delle vere e proprie vie di comunicazione, ci sono dei percorsi che collegano i paesi. Allora, un tempo, eh, per venire giù eh, al fiume eh, e anche successivamente alla stazione, perché poi qui c'è una ferrovia e Campana ha la stazione, si scendeva a piedi da Terra Nera. Quindi c'erano percorsi eh, che venivano fatti a piedi. Qui passa era... il treno? Qui passa il treno. E va alla stazione dell'Aquila? E va all'Aquila, Ci sì. mette? Eh, ma non ci mette molto adesso, perché insomma il percorso è, è dritto, è semplice, impiega una decina di minuti. Anche ah, un qui il collegamento col treno? Sì, sì c'è il collegamento con il treno, eh, è diciamo più romantico eh, che pratico perché insomma comunque il treno. Mh, non passa così frequentemente, però c'è il treno e un tempo il treno era la via di comunicazione di tutta la valle. Io ho sentito che ci sono anche delle riscoperte dei terreni dei frati: una cosa del genere. Sì, sì, perché eh, come dicevi tu, è tutta la zona che si sta muovendo, eh, per cui si stanno riscoprendo le ricchezze. Eh, qui vicino c'è il, il convento di Ocre, eh, per cui c'è una bellissima associazione Terre d'Ocre che eh, ha ripreso preso in mano gli orti dei frati e sta riscoprendo le antiche produzioni del, dei frati, eh, ma anche quelle che non sono andate perdute nonostante tanti anni di abbandono. Eh, quindi c'è eh, la frutta, eh, ma persino lo zafferano, eh, le, gli alberi, eh, i noci, per cui le noci. e, e Si vuole eh, diciamo, ritirare fuori questa produzione eh, e farne qualche qualcosa eh, di tipico, un tesoro della, della vallata e quindi poi insomma eh, arricchire di nuovo la vallata. Per concludere eh, si parlava anche di percorsi estivi dove poter fare passeggiate, tranquille, non percorsi di montagna ripidi e pericolosi, ma tranquille passeggiate insomma, che poi non possono che far che bene e poi degustare i prodotti locali. Assolutamente, eh, allora qui l'offerta è ampia, eh, abbiamo dalle passeggiate lungo il fiume eh, che si possono fare a piedi, si possono fare in bicicletta, eh, si possono fare a cavallo, si possono fare addirittura con la carrozza perché stiamo eh, rimettendo su anche un servizio per i turisti eh, legato ai percorsi in carrozza eh, nella valle. Eh, per passare poi a percorsi più naturalistici eh, in questi boschi... Eh, quindi sentieri che sono stati riaperti, eh, quindi perfettamente praticabili, con segnaletica eh, aggiornata, eh, quindi molto visibile, anche per l'escursionista meno esperto. Eh, ovviamente eh, qualora si intraprendesse questi percorsi conviene sempre appoggiarsi eh, magari a delle guide che conoscono meglio la zona, eh, ma anche per un altro motivo, perché eh, la guida esperta eh, spiega la natura, spiega la storia. Eh, fornisce qualche dettaglio su quel percorso, sul perché quella roccia sta messa lì e racconta quindi anche eh, di una tradizione, perché noi questo vogliamo, vogliamo regalare a chi viene qui da noi un pezzo di storia, non solo eh, vendere il biscotto, vendere la pasta, vendere il tartufo, ma vendere un pezzo di tradizione. E adesso becchiamo il nostro collega, che è qui il nostro collega, Gigi Benedetti, una persona insomma... Che non ha bisogno di, di presentazioni, è un amante eh, delle montagne, è stato per tantissimi anni nel soccorso alpino, conosce montagne, paesi, luoghi, tra l'altro è un esperto cinefoto amatore, ha realizzato parecchi film, è veramente una persona giusta e adatta per parlare un po' di, tutta questa, di tutto questo ben di Dio, di tutto questo ben di Dio nel territorio di quello che abbiamo eh, nel circondario la nostra città, basta uscire Qualche chilometro fuori. Ma io sono, a parte che sono nato in questi luoghi e sono un amante di questi luoghi. Quindi mi piace spesso andare in giro con la telecamera e riprendere degli scorci che ogni tanto utilizzo per i miei lavori. Eh, la bellezza di questi luoghi qui è che hanno mantenuto il cuore, il cuore di un mondo che esisteva purtroppo tanti anni fa, eh, io me li rivedo quando magari venivo correndo qui con la bicicletta oppure facevo delle maratone che passavano anche attraverso questi paesi, li rivedo sempre queste scalette piene di, di vecchi, di anziani che parlavano, che prendevano il sole e tornare qui e vedere che ormai no, questo mondo non esiste più mi, mi fa molto male anche se poi è un ricordo bello perché poi ci rendiamo conto che il tempo passa e purtroppo le cose belle man mano vanno sparendo. L'Aguilano è bello ma è bello tutto l'Abruzzo, ho fatto vari giri anche ai paesi stranieri ma le bellezze sarà perché è la mia terra ma le bellezze che ho trovato qui difficilmente lo trovate in giro. Una cosa che mi ha colpito tantissimo, eh, veramente insomma eh, mi ha sensibilizzato, è vedere le tue creazioni cinematografiche. Ce ne sono tante, eh, ci sono anche altri artisti, anche altri appassionati, però nel vedere i tuoi filmati dove si vedono gli animali, dove si vede eh, la natura, insomma io personalmente ci vedo il cuore, il tuo cuore e la passione. Beh, se, se uno vuole fare una cosa fatta bene non è, non è la tecnica, è la passione. Io mi rivedo in quello che faccio perché rivedo mio nonno, rivedo i miei parenti quando ero ragazzo. Che ne so, partecipavo alla, alla vendemmia, partecipavo alla trebbiatura. E in tutte queste, queste mura in questa natura che ci circonda, io vedo il mio passato. E quindi parlare di un passato, e di una Cosa conosciuta è sempre più semplice, poi se uno la ama, la cosa viene ancora meglio. Un saluto ai nostri telespettatori che ci seguono dalla, dalla parte opposta del, del nostro obiettivo e del nostro microfono. Il Ficcanaso esce fuori perché veramente, veramente vogliamo cambiare anche il modo di gestire e di fare le trasmissioni e riscoprire la vera natura. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Ciao.